Popolo rosso nero, popolo rosso nero, contento sì e no. Allora, la Salernitana, partiamo dal fatto che, ok, è un avversario modesto. Gioca comunque meglio del Genoa, quello va detto. È un avversario modesto, è una partita che comunque col minimo sforzo avresti vinto comunque. Abbiamo spinto 20 minuti, la partita in 20 minuti è stata risolta, però mi fa incazzare il fatto che dopo, ok, che c'è stata una discreta fase di gestione, ma abbiamo sprecato veramente troppo. Adesso voglio andare un attimo su diretta.it e voglio vedere un attimo le statistiche alla mano, se me lo concedete un attimo, di quanto abbiamo fatto a livello di possesso palla e cose varie. Milan-Salernitana 2-0, statistiche, possesso palla 70%, 22 tiri a 6, 8 tiri in porta 1 e il risultato è di 2-0. 10 tiri fuori a 3. Ora, è lo stesso discorso che sto dicendo da tempo, da più o meno la partita contro il Verona, che prima della partita contro il Verona c'era meno dose di culo e più dose di bravura. Dopo Verona le cose sono un po' cominciate ad andare scemando, tolte due o tre partite, tolto il derby, tolto Madrid, tolto magari anche la partita con la Roma, mettiamola così. Abbiamo avuto tanta dose di culo. Perché, ragazzi, non lo potete negare, dai, non potete negarlo. Infatti, poi, quando il culo non ti gira, succedono quello che è successo a Firenze e succede quello che è successo col Sassuolo. Col Sassuolo hai fatto anche qua 10-16 tiri in porta, hai fatto un gol solo. La Fiorentina ha fatto più tiri, più possesso palla e hai perso. Si tratta di concretezza. Io, quando c'era la live reaction domani, per tutta la partita ho detto, vabbè, è 2-0, non forziamola, perché lo so che poi se Milan la forza, picchia, 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 il gol lo fa, lo so. Non forziamola, evitiamo di fare cagate, evitiamo di romperci, tanto si è rotto anche Pellegrini, e il risultato magari ce lo portiamo a casa lo stesso. Però un conto è non forzare, e se l'occasione buona ti si presenta, cercare di far gol. Un conto è proprio tirare al cesso. Un conto è tirare al cesso, ragazzi. Cioè, io l'ultima occasione che abbiamo avuto, palla in profondità per Brahim Diaz, che si trova da solo davanti a Belez, che ha spiazzato. Era più di rigore in movimento perché Belez si è buttato da una parte, Brahim Diaz era dall'altra, la spara fuori a porta vuota. Ok, è l'85esimo, sei 2-0, tutto quello che vuoi. Però sono cose che io ripeto sempre e continuerò a ripetere. Quando ti arriva il Napoli, l'Inter, la Roma, la Juve di turno, queste occasioni te le dà una volta a partita. E se tu non le sfrutti bene, bimbo mio, l'hai nel culo, l'hai nel culo. Poi, bisogna dire, complimenti anche a Velez della Salernitana al portiere, perché ha anche fatto due o tre parate, diciamo, un po' straordinarie, anche visto, senza nessuna offesa, il livello medio di portiere che è. Perché ha fatto delle parate importanti e lì dietro praticamente, permettetemi di dire, giocava da solo. Cioè, era Velez e altre persone in campo. Altre persone perché, se non li facevi sbagliare, sbagliavano loro. Quindi, questo è vero che, come dice Allegri, per vincere basta fare un gol in più degli avversari, sei la rosa della Juve. Ma siccome la rosa di Milan, che sta crescendo, che sta facendo un investimento, io, sinceramente, ragazzi, se mi posso veramente permettere di dirlo, punterei a qualcosina di più. Potrà qualcosina di più per il semplice fatto che,
Poi quando c'hai la partita difficile, e la partita difficile non è tra tanto perché la prossima con Liverpool è il dentro fuori. Se sprechi così, ragazzi, ti si inculano. Già che ti manca Kier, già che ti mancherà Giroud, che comunque io non è che ho avuto tantissima stima verso quel giocatore, però è uno che un numero te lo fa. Ti mancherà Calabria, mancheranno un sacco di giocatori. Io chiedo gentilmente di riuscire a fare un pochino di più là davanti, tutto quanto. Ed era il problema che dicevo anche l'anno scorso, che l'ho denunciato dopo il derby di ritorno, che abbiamo perso 3-0. Dopo il derby di ritorno c'è stato il tracollo del Milan. Ma il tracollo del Milan, e questo l'ho spiegato anche sul fine del campionato l'anno scorso, non è stato tanto a livello difensivo. Perché alla fine l'anno scorso, ragazzi, prendere gol da Napoli, abbiamo perso 1-0 con Napoli, un gol di Napoli, una squadra che comunque è un top club della Serie A, è una big. Prendere un gol da Napoli ci sta. Poi abbiamo preso un gol dalla Sampdoria, visto il campionato che ha fatto, ci sta. Abbiamo preso due gol dal Sassuolo l'anno scorso, visto il campionato che ha fatto, ci sta. Abbiamo preso un gol dall'Udinese, non ci sta, ma i gol li fanno anche loro. Però all'Udinese gliene hai fatto uno solo al 97esimo. A Napoli non gli hai segnato. Alla Sampdoria l'hai ripresa all'ultimo minuto. Con Sassuolo gli ha fatto un gol, poi si è sparito. Ed è quello che l'anno scorso ha fatto affondare la barca. Tolta poi la sconfitta per 3-0 con la Lazio, che vabbè, quello è tutt'altro conto. Quindi questo è il mio pallino, la mia preoccupazione. Che io spero veramente mi possa essere smentito nelle partite a venire. Anche perché abbiamo Liverpool, Udinese, Napoli, Empoli. E nessuna delle quattro è facile. Perché comunque guardate la partita che l'Udinese ha fatto a Roma con la Lazio. E ho detto tutto. Guardate il campionato che sta facendo Liverpool. E ho detto tutto. Guardate l'Empoli cosa ha fatto Firenze. E ho detto tutto. Guardate il Napoli cosa sta facendo in campionato. E ho detto tutto. Ecco qua. Detto questo, ragazzi, ci vediamo con la live reaction esattamente domani. La monterò stasera. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, si va, ragazzi. Perché ci sono anche altre cose che sono in programma. Grazie, ragazzi, alla prossima.